Aveva solo 6 anni Matteo Ruggeri di Montichiari quando disse al papà che voleva fare il pastore. Nessuno ci credeva, ma lui, lavorando sodo e mettendosi da parte il denaro necessario, ce l'ha fatta. Con il suo gregge di oltre 500 pecore e alcune capre di razza arabica, oggi a 24 anni è il più giovane e convinto pastore transumante italiano, felice della sua scelta di vita all'aria aperta, di libertà e di cose concrete e buone. Quest'anno, da oltre 3 mesi, è arrivato a Malga Tombea, nel parco dell'Alto Garda Bresciano, a 1800 metri di quota. Vuol dire avere tanto coraggio e non aver paura di Quali niente. sono le cose che preoccupano di più un pastore? Ah, no, la nostra preoccupazione principale sono gli animali, la nostra pecora e l'erba, che ci sia sempre erba nuova. E come stanno quest'anno? Stanno bene, è una bella annata, ha piovuto tanto, ma piove e l'erba è sempre tenera, sempre fresca, sempre nuova. Adesso comincia a scarseggiare perché siamo alla fine, però è stata una bella annata, una bella stagione. Cosa vuol dire per te essere transumante? Essere sempre in giro, sono 365 giorni in giro, un po' in malga, un po' in roulotte, un po' a casa, però gli animali sono sempre in giro, non hanno una stabulazione fissa. La mia è una vita libera, vedi sempre posti nuovi, persone nuove, conosci tanta gente, sei sempre in giro. Lupi e orsi, contrariamente a quel che si crede, non sono così problematici per i pastori quanto lo è invece il traffico sulle strade durante la transumanza. Al giorno d'oggi le preoccupazioni principali sono le strade, il traffico. Dopo di grandi preoccupazioni non ce ne sono, è quando ti sposti negli spostamenti che ci sono dei pericoli, insomma, sulle strade. Fai di giorno o di notte? Sempre di giorno, tranne un pezzo qua a Salò, Roe Bolciano, che si traversa di notte. Come risposti gli agnelli? Li carichiamo sul camion, gli agnellini con le mamme, li porto giù a casa a Montichiari. A Montichiari quanto tempo rimani? Resto fino al 25 di aprile. Dopo torno in su, comincio a ritornare verso l'alpeggio, insomma. Sempre a piedi e piano piano si viene in su. Matteo ha un messaggio da trasmettere al suo mondo, quello dei giovani, e lo vuol fare con questa intervista. Per far capire ai ragazzi del giorno d'oggi che vogliono provare a fare qualcosa, che non c'è niente di impossibile. Con la discoteca come fai? Discoteca non ci sono mai andato. E sabato sera? Sabato sera si è qui e se no si è a casa con l'amorosa. Spero Come vedi il tuo futuro? di andare avanti di avere dei figli che hanno la stessa passione, insomma, gregge di pecora. Questo è il periodo della nascita degli agnelli e Matteo è molto impegnato a salvaguardare la salute di madri e figli. Intanto comincia a preparare quella lunga transumanza che a fine agosto lo porterà dalla Val Vestino fino a Montichiari, passando dalla Valle Sabbia, Salò, il Garda, la pianura e finalmente a casa, dove, c'è da giurarlo, continuerà a guardare i monti della prossima estate.